Amici, io vi sto avvisando che stasera ci sarà l'all-time high. Se vi state chiedendo perché, il motivo è semplice, perché io non sarò live. Quindi, se c'è un giorno in cui Bitcoin deve fare l'all-time high, fidatevi che quello sarà oggi. Scherzi a parte, causa impegno assolutamente improrogabile, stasera non ci sarò, ma ho il pessimo vizio di non riuscire a fare a meno di voi nemmeno un giorno e quindi, anche se non facciamo la live, facciamo questo video che prende il suo posto, una versione compatta che a molti di voi piace anche di più perché non vi dovete sparare un'ora dei miei video, dove il contenuto è lo stesso, quindi un recap delle notizie più importanti, un'analisi della situazione di mercato attuale che è inutile che ve lo dica io, è bollente a dire poco e purtroppo non ci sarà la parte dedicata alle vostre domande per la quale dovrete aspettare la prossima live che non è molto lontana, è venerdì, quindi ce la possiamo fare. Basta chiacchiere e andiamo a tuffarci in questo mercato folle e in questo periodo più bullish che mai. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Voglio iniziare questo video con questo grafico dietro nella speranza che tra il momento di registrazione del video e quello della sua pubblicazione avremo già fatto l'all-time high. Incrociamo tutti quanti le dita. Situazione molto calda, come vi annunciavo, perché l'all-time high sul settimanale, guardate il grafico settimanale, è già stato di fatto superato dalla chiusura della settimana scorsa e questa settimana sembra essere un bullish retest proprio sul supporto della vecchia chiusura all-time high. Ora c'è da aspettare la conferma su time frame più brevi, tipo il giornaliero. Come vedete, stiamo affrontando proprio ora l'ultima resistenza in zona 64.000 e dintorni, e poi siamo ufficialmente proiettati verso nuovi massimi e quindi con una probabile continuazione rialzista, una nuova fase di bull market che mi immagino attirerà non poco l'attenzione. Altra cosa che ha attirato non poco l'attenzione e soprattutto ha sicuramente partecipato anche a catalizzare, a spingere quest'ultimo rialzo, è stato il lancio del primo ETF su Bitcoin approvato dalla SEC. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche nelle scorse live, negli scorsi video. È una notizia importante perché, nonostante si tratta di un ETF con sottostante future, quindi sintetico e non spot, di fatto è il primo grande strumento a disposizione degli investitori per investire direttamente in Bitcoin. Ripeto, non direttamente in realtà perché si parla di sottostante futures, però per esporsi, diciamo, a Bitcoin tramite uno strumento regolamentato scambiato sul New York Stock Exchange. E non a caso è stato, ha infranto record pazzeschi, perché già al debutto è stato il secondo ETF più scambiato della storia del suo exchange, del New York Stock Exchange, pensate voi, e oggi ha continuato di nuovo a incrementare i volumi superando anche quel record. Questo fa vedere che, nonostante, ripeto, il discorso dei future, del sintetico e non spot, la domanda è veramente elevatissima per uno strumento di questo tipo. Sono proprio curioso di vedere come proseguirà questa soap opera ormai degli ETF e se e quando verranno approvati i primi ETF spot. Vi ricordo che anche Grayscale, tra l'altro, ha fatto domanda per convertire il suo Bitcoin Trust in un ETF, in questo caso spot. E chi se non Grayscale potrebbe essere il primo proprio a rompere questa barriera? Sono scattati 75 giorni dai quali la SEC ha la necessità poi di esprimersi. Stiamo a vedere, sicuramente bel periodo per l'esposizione mediatica di Bitcoin. Andiamo avanti adesso con un po' di notizie, come potete vedere qui sopra, e alla fine un'analisi più approfondita dei grafici, perché tra Bitcoin e altcoin ci sono molti dubbi, molte domande che è meglio chiarire, meglio vedere un po' il quadro della situazione. Iniziamo parlando di Terra, del mondo Terra, e non solo in realtà, perché qua si parla di interoperabilità, ovvero la piattaforma di bridging che si chiama Wormhole. Wormhole è uno dei bridge più avanzati e più semplici da usare. Vedete che la UI è estremamente semplice e ha da poco integrato anche la chain Terra.
Al momento sono integrate all'interno di Wormhole Solana, Ethereum, Terra e Binance Smart Chain. Questo significa che si può andare a palleggiare, a spostare asset da una qualsiasi di queste chain a un'altra qualsiasi sempre di queste chain. Questo è interessante soprattutto per le sinergie tra Solana e Terra, ma anche Ethereum. Come sapete, UST è disponibile su Ethereum, è disponibile su Solana in vari suoi pool, in vari suoi DEX, e quindi la semplicità di passaggio tra una chain e l'altra senza dover utilizzare tanti bridge e di conseguenza pagare numerose fee è sicuramente un plus, e soprattutto è bullish per Luna, per quanto la vedo io, perché di fatto va a incrementare la disponibilità e la semplicità di disponibilità, passatemi il termine, di UST sulle altre chain, che come sappiamo è ciò che è alla base del valore intrinseco di tutto l'ecosistema Luna. Quindi questa è la prima notizia che sicuramente è interessante. Tra l'altro Wormhole non si ferma qui, perché ha nei suoi piani di integrare anche altre chain. È uno dei migliori prodotti secondo me in termini di interoperabilità che è costruito, sviluppato in questo periodo. Seconda notizia, Lampo Chainalysis, che è un'azienda di chain analysis per l'appunto, quindi quelle aziende che si occupano di lavorare con exchange, con altre società che trattano criptovalute, per in quel lato che è la compliance e l'analisi dell'origine dei fondi. Esempio, un exchange che ha vari clienti è obbligato per normative antiriciclaggio a verificare la provenienza dei fondi al fine di garantire che non ci siano illeciti, e questo è il business di Chainalysis, quindi va a dare un tool che con molta semplicità analizza il percorso che hanno fatto questi fondi. Però non vi volevo parlare di Chainalysis, ma del fatto che è stata la successiva azienda dopo le pionieristiche Tesla e MicroStrategy, Square e SpaceX a detenere Bitcoin come investimento, quindi acquistarli e metterli a bilancio sul loro balance sheet. Questo sicuramente è un altro trend che è destinato a crescere e si collega con la notizia iniziale, quella degli ETF, perché una volta che saranno disponibili ETF spot e più prodotti comunque regolamentati, acquistabili con semplicità e trasparenza anche da un'azienda, non ho dubbi sul fatto che sempre più aziende saranno interessate a detenere Bitcoin sulla loro balance sheet. Procediamo poi con Young Platform. Come va? Come mai ve ne parlo? Perché voi mi avete detto: guarda, è possibile adesso acquistare Luna su Young Platform. È vero, quindi se vi dovesse interessare poter acquistare Luna direttamente in euro, quindi depositando euro con bonifico su un exchange italiano che segue le normative europee, insomma, una cosa fatta bene, c'è a disposizione Young Platform. Come vedete, è possibile, ripeto, acquistare Luna direttamente dalla piattaforma e anche su Young Platform Pro, per chi è un po' più capace di utilizzare ordini avanzati e per chi vuole ridurre le commissioni. Inoltre, Young Platform ha recentemente introdotto alcune nuove funzionalità molto carine, a mio avviso. Queste funzionalità sono innanzitutto il salvadanaio, che è un'idea semplice ma utile secondo me, perché aiuta a focalizzarsi sul lungo termine. L'idea, ve l'ho detto, è molto semplice, è quella di creare un portafoglio secondario, chiamato appunto salvadanaio, dove noi andiamo a mettere un po' delle cripto che acquistiamo di volta in volta e le teniamo da parte, così non ce le abbiamo nel conto principale e non ci viene voglia di venderle o di fare operazioni speculative, quando magari il nostro obiettivo è appunto il lungo termine. Quindi noi creiamo il nostro salvadanaio un po' alla volta, secondo i nostri obiettivi, le mettiamo lì, si può impostare appunto un obiettivo in base allo scopo del salvadanaio, della creazione di questo portafoglio finalizzato proprio al budgeting, e poi le si lascia lì. Inoltre è possibile alimentarlo, questo salvadanaio, anche con acquisti ricorrenti. Come dice la parola stessa, c'è la possibilità di andare a pianificare acquisti
lo si può fare direttamente dal salvadanaio, vedete, si sceglie la cripto che si vuole andare a inserirci, per ora ci sono solo Bitcoin ed Ethereum, ma presto verrà esteso anche ad altre cripto, e vedete possiamo subito definire un acquisto ricorrente o con una carta oppure direttamente col nostro portafoglio euro. Quindi bonifico in euro verso Yang, teniamoli i nostri euro e li utilizziamo, altrimenti colleghiamo una carta. Tuttavia, collegando una carta ci sono commissioni più alte, quindi a mio avviso è sicuramente più conveniente utilizzare il bonifico. Magari si può fare bonifici ricorrenti impostati automaticamente dal proprio home banking e in questo modo pianificare poi gli acquisti ricorrenti. L'acquisto ricorrente non per forza va fatto da salvadanaio, si può fare anche sul portafoglio principale e abbiamo anche un'interfaccia, vedete, super comoda qua dalla home page, dove io posso scegliere la cripto da acquistare. Ve l'ho detto, per ora l'acquisto ricorrente c'è solo su Bitcoin ed Ethereum, e pago con euro e vedete posso scegliere la periodicità. Quindi una volta sola è un acquisto spot, settimanale, bimestrale, scusate, due volte al mese, non bimestrale, che vuol dire ogni due mercoledì, e mensile, così che poi parte il nostro acquisto ricorrente. Oltre a Yang Platform, sapete che c'è anche, ripeto, Yang Platform Pro per fare operazioni con commissioni più basse e con ordini un po' più avanzati, come i limit order e gli stop order, per chi è più, diciamo, avvezzo a questa tipologia di operatività. Faccio un commento personale su Yang, che mi sta piacendo molto come si sta muovendo, perché continua a implementare nuove coin, nuove cripto, e in Italia è assolutamente il top, nonché l'unico, ad avere così tante criptovalute acquistabili direttamente in euro, e parlo di altcoin, non solo le cripto principali. Poi, come sapete, c'è anche l'Academy, c'è Step per andare a guadagnare qualche token semplicemente facendo attività divertenti, ne avevamo già parlato altrove, quindi è un ottimo modo anche per avvicinare, ecco, neofiti o chi non conosce bene questo mondo alle cripto in maniera divertente e ben fatta, e soprattutto appunto compliante alle normative vigenti. Io vi lascio il link in descrizione di Yang se vi interessa andarlo ad approfondire. Vi ricordo inoltre che è sempre disponibile il welcome bonus, ovvero se non avete ancora un account, vi registrate, verificate l'identità e depositate almeno 50 euro, riceverete subito 10 euro di bonus direttamente sul vostro account. Inoltre potete invitare fino a 3 amici a fare la stessa cosa, e per ognuno riceverete altri 5 euro di bonus sempre direttamente nell'account. Detto questo, procediamo con le ultime notizie, ovvero BitDAO. Ve ne avevo parlato un po' di tempo fa di questa DAO molto grande, che era nata soprattutto col contributo di Bybit, che è un exchange di derivati molto conosciuto, e adesso è stata creata una nuova proposta da Alameda Research, che sono quelli di FTX per capirci, dove viene proposto di andare a swappare, a scambiare FTT per BIT, che è il loro token. Nello specifico si scambiano l'1% dell'uno con l'1% dell'altro. Questo perché? Perché Alameda dice: abbiamo una visione molto simile verso la decentralizzazione e tokenizzazione, e secondo loro BitDAO potrebbe diventare la DAO più grande e più influente, quindi vogliono avere in sostanza il diritto di voto al suo interno. BitDAO è una DAO, quindi di fatto un'organizzazione autonoma decentralizzata, dove i partecipanti, i token holder, possono votare nelle varie proposte di governance, e l'obiettivo è soprattutto investire in vari progetti che si occupano di tokenizzazione e DeFi, per l'appunto. E quindi e c'è un vincolo di non vendere i token l'uno dell'altro per 3 anni. E questa proposta è in fase di voto, e quindi vediamo un po' come andrà a finire. Nel mentre, tra l'altro, proprio per far capire anche un po', forse l'endorsement che c'è già, non saprei, è tutta speculazione, ma BIT è stato listato proprio su FTX. Vediamo se lo trovo.
Eccolo qua, BitUSD ad esempio, e sta ora a 2 dollari e 22, quindi è, come dire, è partito un bel uptrend da quando è stato listato su FTX. Poi DHL ha scelto di utilizzare VeChain per permettere agli utenti di creare i loro primi NFT, che si chiamano Mascot. Ha utilizzato VeChain e si parla tra l'altro di DHL China, quindi qualcuno si è posto la domanda, ma come China? Non erano così contro? Ecco, evidentemente VeChain gli sta continuando a piacere per la loro, come dire, per il loro approccio business to business, no? Offrono questo servizio, ne avevamo parlato nel video dedicato a VeChain. Loro sono più orientati ad un pubblico per l'appunto business. E quindi questa è una notizia molto positiva, come dice questo articolo, per l'ecosistema VeChain, soprattutto visto l'approccio della Cina, l'approccio recente della Cina. Anche perché se così fosse, se insomma ci fosse questa collaborazione anche spinta oltre al mondo degli NFT, sarebbe sicuramente uno use case sempre più grande per la chain VeChain, per l'appunto. Lato logistica, insomma, DHL sicuramente è assolutamente un partner più che valido. Ultima cosa, poi passiamo ai grafici. Vi condivido questo DEX che si chiama Loop Markets, è un DEX su Terra, quindi come vedete sono scambiati i token del mondo Terra. E ve lo condivido perché ci sono degli APR interessanti per chi vuole, come dire, depositare, per chi vuole mettere in pool i token che magari detiene per altri motivi. E quindi, come vedete, ci sono un po' tutti, non c'è l'una, ci sono i vari token, come vi dicevo. E in seconda battuta, oltre a questi APR sicuramente golosi, c'è il programma di farming, che va on top, quindi oltre agli APR distribuiti dalle FI, abbiamo un ulteriore 175% di APR attuale, termina il 28 di ottobre, è iniziato il 7, vi chiedo scusa se mi sono svegliato tardi, ma non riesco veramente a stare dietro a tutto, e le reward verranno distribuite in token Loop, che è appunto il token di questo DEX, in proporzione a quanto si è dato e per quanto tempo. Comunque l'APR stimato è questo. Si può anche dire non lo voglio, non so per quale motivo dovreste farlo, però se volete rinunciare ai token loop si può fare off. E alla fine avevo visto, scusate, adesso ve la è qua, dovrebbe essere qua. No, non è vero. Alla fine, vabbè, c'è un da qualche parte, non mi ricordo dove, però in sostanza si potrà andare a fare il claim dei token Loop. No, qua sono le bounty. Vabbè, niente, ve lo condividerò su Telegram, però sappiate che appunto si va a dare liquidità alla fine del programma, cioè a fine mese si va a fare il reclamo dei token Loop. Poi, i token loop altrimenti si possono farmare al momento su Pylon Gateway, che è il classico deposita UST con un vincolo di 6, 12, 18 mesi, e dopo 3, 6 o 9 mesi si possono riscattare i loop con questo APR. Insomma, ci sono tanti modi per ottenerli. Un'ultima cosa di cui mi stavo dimenticando è la seguente: che cos'è successo su crypto.com? Vi ho visti tutti presi dal panico oggi e ieri. Allora, ciò che è successo è la limitazione di alcuni servizi in maniera simile a quanto è avvenuto con Binance. In particolare, per motivi di compliance e di normative, sono stati per il momento bloccati i servizi di prodotti derivati, quindi future e perpetual, i servizi di margin trading, quindi il trading in leva, e i servizi di lending, ovvero il prestito, prendere in prestito qualcosa con collaterale cripto. Sono tutti servizi dell'exchange, quindi se vi state chiedendo se Learn dall'app cambia, se non potete più, no, non cambia nulla al di fuori di questi tre servizi sull'exchange. E sull'exchange comunque rimane il trading spot e lo staking, ok? Quindi quello non viene toccato, sull'app non viene toccato nulla, quindi earn,
tutti quegli altri servizi rimangono assolutamente fruibili. L'unica cosa che non si potrà più utilizzare dal 27 ottobre in poi sono questi tre servizi, appunto: derivati, future perpetual, margin trading, ovvero trading in leva, e il lending, ovvero i prestiti. Se avete attive delle posizioni in uno di questi tre servizi, il consiglio è di chiuderle prima del 27, altrimenti l'exchange lo farà in autonomia e vi trasferirà poi i fondi sullo spot wall. Questo è quanto. Adesso facciamo subito un tuffo nei grafici. Niente all time high, dannazione. Ci speravo che in questi 10 minuti l'avrebbe fatto, ma in realtà sapevo benissimo che aspetterà la fine del mio video, o comunque il, come dire, la mia assenza. In ogni caso, che situazione abbiamo? Una situazione in cui tutte le resistenze sono state bucate tranne l'ultima. Quindi al momento l'unica cosa che manca è proprio quella. Al momento ci sono, cioè ho la possibilità diretta di andarla a bucare senza passare dal via, quindi senza pensarci due volte e innescando di conseguenza una seguente fase rialzista, o altrimenti magari potrebbe fare un piccolo storno o continuare questa fase laterale in quest'ultimo range. In tal caso i livelli di supporto di riferimento rimangono 60.000 e 57.500. Questi due livelli sono quelli un po' da tenere d'occhio, ripeto, come principali supporti. Anche in caso di rottura, quindi di innesco di una nuova fase ciclica, varrà la pena tenere d'occhio o la prima fase, supponiamo appunto di fare una bella leg up, o la prima fase di lateralità, in cui magari si verifica qualche setup interessante, oppure la prima fase di storno, perché poi di fatto sarebbe uno storno in una fase palesemente bullish con un higher high appena confermato anche sul macro. In caso di storno un po' più profondo, esempio facciamo il, non so, un arriviamo fin qua, una leg up fin qua, e poi iniziamo a stornare un po' di più, quindi un piano un po' diverso, ecco, dal precedente, abbiamo come zona di riferimento, vedete sempre tutta questa, che è un'area contenente diversi supporti e diverso volume scambiato. Riattivo anche il volume profile così ve lo mostro. Vedete, qua sotto c'è il grosso e quindi qua sopra un po' la zona di possibile retest. No, non volevo cancellarlo. E questo è quanto per Bitcoin. Mi raccomando, non fatevi prendere dalla FOMO, io questo lo raccomando sempre, perché farsi prendere dalla FOMO porta sempre a comprare in maniera compulsiva. Ragionateci sempre, ragionate su qual è il vostro obiettivo e agite di conseguenza. Mi raccomando, non fiondatevi all'interno del mercato così solo perché abbiamo fatto nuovi massimi. Ragionate sempre sul vostro obiettivo, e ovviamente vi ricordo come sempre che questi non sono consigli finanziari, per i quali dovete andare dal vostro consulente finanziario di fiducia. Mi raccomando, fate i bravi. Detto questo, andiamo a vedere un po' il resto del mercato, partendo dalla dominance, che mi piace vederla un po' come cartina tornasole dell'andamento delle alt. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo sempre il nostro costrutto laterale che è in fase di approccio verso la parte alta, e quindi lì vedremo se ci sarà intenzione di proseguire anche qui a rialzo, il che significa che le altcoin subiranno una fase di ritracciamento anche marcato contro Bitcoin. Guardate, le medie mobili ora sono tutte impostate in maniera rialzista. In alternativa, se dovessimo andare a cozzare qui contro e stornare, quindi fare una sorta di scenario di range di questo tipo, avremmo questa fase ribassista del range, quindi al contrario una fase particolarmente bullish per le alt. Caspita, soprattutto se questa si va a combinare con con l'all time high di Bitcoin stesso. Al momento tuttavia, ve lo dico con estrema sincerità, le alt sono da prendere con le pinze. Io le sto prendendo, o meglio, con le pinze, cerco di evitare di prendere posizione, proprio perché al momento il trend dell'ultimo periodo, il trend di breve, è comunque rialzista sulla dominance. Infatti guardate le maggiori, ad esempio Ethereum Bitcoin, che è in questa fase di forte storno, sta approcciando l'ultimo supporto, ci sta per arrivare, che è proprio l'ultimo. Guardate, se
dovessimo perderlo, scusate, ci sono una marea di linee, adesso è l'ora di pulirlo un po' sto grafico, ma se dovessimo perdere, vedete, questo livello, caspita, avremmo creato un costrutto di top veramente forte, quindi attenzione, ecco. Mentre per quanto riguarda altre coin, andiamo a dare un'occhiata a DOT, che ultimamente lo seguiamo da vicino, viste le aste parachain annunciate. DOT è sempre nel suo macro uptrend, però vedete, nel breve è in questo range senza troppa direzionalità e quindi anche qua non è che attiri più di tanto. Parlo di lato speculativo, ok? Mi raccomando, quando si analizzano i grafici è soltanto in un'ottica speculativa. Infine, cos'altro possiamo andare a vedere di bello? Anche FTT sembra aver reagito positivamente alla notizia, alla MEDA BitDAO. Comunque anche FTT, nonostante questa punta molto brutta, rimane in un macro uptrend. Andiamo a vedere anche Luna, già che ci siamo, visto che lo seguiamo da vicino. Abbiamo un rimbalzino oggi, ma veramente debole, rispetto comunque alla struttura di top che è molto forte, che si è creata, quindi di nuovo molta attenzione. Insomma, non ci sono tante novità lato altcoin, sempre massima cautela, non siamo in una fase di alt season, come si suol dire, pertanto che dire, conviene andarci con i piedi veramente di piombo e nel mio caso addirittura non prendo proprio posizioni fino a situazioni molto più chiare. La market cap complessiva, infine, papam, all time high, vedete che botta, che bomba, anzi, all time high, e non aspetta altro che andare a seguire Bitcoin nel caso di prossima leg up. In questo caso la total è più fedele a Bitcoin del solito, proprio perché le alt si sono un pelo prosciugate a favore, ripeto, di Bitcoin. Amici, questo è quanto. Noi ci vediamo come sempre in live il prossimo venerdì alle 18.30 e domani in video. Le cose non cambiano, scusate per l'assenza di oggi, ma insomma, impegni improrogabili. Vi auguro una buona serata e alla prossima!